Oh mio Dio, sono appena tornato e devo dire che ho mangiato molto bene. Ma per parlarne un po' di più e anche ho un vlog da condividere, mi serve una vera special guest, signora Cristofori. Wow, bella entrata, siediti. Quindi ragazzi, come ho detto sì, io e lei siamo andati a Bologna ieri proprio. Buongiorno ragazzi, stiamo per partire. Sonia, sei pronta? Sono pronta ragazzi, io amo, amo, hai già detto dove andiamo? Non è. Amo! Ama e basta. Che poi è un peccato perché l'Italia è bellissima, quindi dovremmo farlo molto di più in L'Italia Italia. bellissima, sta esagerando, eh. Scherzo? Stiamo salendo sul treno. Sì, è vero, in America non ce l'hanno proprio questi treni, cioè in America o voli o guidi. Gli americani, pessimi, pessime persone. Possiamo dire dove andiamo? Dai, siamo pure in treno. Beh, stiamo andando da Fico. Italy World. Quindi poi siamo arrivati a Bologna. E adesso siamo arrivati. Eccoci qui. E siamo andati direttamente a Fico. Cioè, ragazzi, io non so se voi mi avete mai visto nel canale di Brian, ma io amo. Amo mangiare. Sonia, come ti senti adesso? Mi sento affamata. Anch'io, dai. Lei ama mangiare da morire, anzi, sono sorpreso che non è già una meravigliosa persona. Cosa stavi per dire? Niente. Mucca. No. Siamo arrivati e la mia prima impressione è stata con le mele. C'è scritto che ci sono 1200 tipi di mele in Europa, 1000 delle quali si trovano in Italia. E poi siamo entrati. Ragazzi, siamo appena entrati. Siamo, che fame! Hanno anche la bandiera americana. Lo E dico, ma giapponese. è quello giapponese. 9 di quell'italiano. Sei fiera? Sono 14 anni che non mangio carne, però certo che se sento l'odore della mortadella un pochino mi manca. E a proposito, il primo posto a cui siamo andati era un posto che faceva il prosciutto. E dopo quello, sì, siamo andati a quel posto della mortadella. Mortadella è la prossima. Mi sono già reso conto che questo posto è enorme, con 1000 posti diversi. Una figata. Prima fetta di mortadella. Davvero? Oggi. Com'è? Molto buono. Davvero? Mmm. No, ragazzi, io invece non la mangio più la mortadella, no? Però questo profumo. Però mi sono rifatta, perché dopo questo c'è stato il formaggio. Ci sono stati i formaggi. Sì. Guys, adesso Sonia è veramente felice perché abbiamo appena passato il posto di Gran Padano e adesso scopriamo i loro formaggi. Cosa è adesso? Blue cheese. Però dopo quello siamo andati subito al posto di parmigiano. Ragazzi, stiamo entrando nel tempio di formaggio segreto. Questo formaggio ha 16 anni, quasi più di me, anche se ne ho 27. 2003. Una figata! Perché ci hanno fatto fare una degustazione di vari parmigiani, cioè di vari tipi di parmigiani invecchiati in diversi mesi. Sì. Quindi ragazzi, abbiamo mangiato stagionato 0 mesi, 32 mesi e questo 72. Quale preferisci? Il secondo penso, ma pure questo. È incredibile quanto il 32 mesi e il 72 mesi sono molto diversi in Sì. sapore. Questo, Allora, quanti mesi? questo invece è 96 mesi. Ancora diverso. Ecco quello che Il dicevo. parmigiano cambia in continuazione da mese a mese. Quindi alla fine, essendo un posto enorme, quello che abbiamo fatto è andare un po' a tutti i posti per fare stuzzichini. Si dice così? Sì, gli stuzzichini. Stuzzichini di, allora, affettate, formaggi, un po' cioccolato, confetti, Confetture. confetture.
marmellate, la cioccolata, c'è la cioccolata Venchi. Abbiamo un po' stuzzicato, abbiamo un po' mangiato, sai, piccoli assaggini un po' di qua e di là. E c'è stata anche una parte di una specie d'orto. Qui ti danno un seme e lo puoi piantare di là. Proviamo. Prima prendi questo, poi vieni, lattuga riccia, lattuga cappuccino, rucola. Io voglio provare questo perché c'è scritto cappuccino. Faccio così e faccio, mi sa, lo metto qua. Penso di sì. E c'è la strada dei pianti, tipo all'inizio sono piccoli infanti e poi alla fine della strada sono cresciuti grandi piante così. Sì, era bello, poi profumava di basilico, tu entravi lì e sentivi un odore di basilico e dici voglio la pizza. E a proposito, a pranzo abbiamo scelto di mangiare la pizza. Allora, la seconda parte della giornata è stata in classe. Stylish! Non sto più scherzando. Wow! Come sta? Non ho mai fatto la passeggiata in casa, quindi vediamo. E Sonia ha vinto. Abbiamo fatto il concorso io contro lei. E nonostante tutte le aspettative che avrei vinto io, concedo la vittoria a lei. Oh my god, I look talented, but we're ready. Adesso ci metti l'uovo. Bravissimo. Forchetta. Bravissimo. Sei bravissimo. Sembra un vero italiano. Sì. Vediamo se Sonia mi può battere. Ragazzi, è più difficile di quanto pensassi. Non lo è. È solo lei che non ci riesce. Grazie. A me ha detto bravo. Lui mi prendeva in giro, però adesso non è tanto male. Non è tanto male. La mia, la sua, sta vincendo, lo ammetto. È italiana, che ti aspetti? Allora ragazzi, abbiamo finito adesso. Vediamo i prodotti finali. Senza dire di chi è, questo o quello? Vabbè. Questo è mio, sì, è sbagliato, c'è questa linea. Invece quella di Sonia, perfetto. L'avrei dovuto sapere. L'ho fatto. Se la tira. E io rosico. Mamma mia. Direi che lei ha il vantaggio proprio, eh. Stiamo cucinando la pasta in Italia. Sì, ma io non la faccio mai la pasta fatta a mano. La prima parte l'ha vinta. La seconda sembra difficilissima. Stendere la sfoglia. Sembra molto difficile. Per te. Per me. No, vedremo per noi, te. Per noi. Come sta andando? Più difficile di quanto sembra. Comunque ragazzi, si vede che Sonia è proprio un naturale. I like it. L'ha fatto benissimo. A casa. Guarda la sua forma, guarda la mia forma. Vabbè, andiamo bene. Vai, so. Impeccabile. Brian making garganelli. Quelle lì, le stelle, tutte quelle cose. Io voglio fare quelle. Non è andato bene. I think it looks good. Bravo, so. Like it. E questo è il risultato. Le tue hanno mantenuto la forma. Sembrano dei cannoli. Chi vuole cannoli pasta? Ecco. Quindi quello sì è stato molto divertente. Vabbè, è stato divertente. Poi mi è piaciuto più che altro il fatto che lui era un americano e stava immerso nel mondo della cucina italiana, del cibo italiano. Quindi dopo aver fatto il giro di, mi sembra tutto il posto, ma non sono nemmeno sicuro perché quel posto è veramente grande, ci sono molte cose da vedere. Ragazzi, siamo sul treno, stiamo tornando. Divertente, molto bello. Abbiamo la pasta. Sì, magari domani facciamo la pasta. A domani, ciao. Quindi insomma volevamo condividere questo giorno con te. Hai qualcosa da aggiungere? No. Allora finiamo lì questo video ragazzi. Spero come sempre che vi sia piaciuto. E ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao ragazzi, ciao.